One Podcast. Tra tutte le responsabilità che comporta una gravidanza, ce n'è una in particolare che è proprio una croce, direi addirittura una vera e propria spada di Damocle, una minaccia sempre presente alla quale per tutti e 9 mesi bisogna fare attenzione. Oggi, per quanto possibile, cerchiamo di fare almeno un po' di ordine. Io sono Francesco Martinelli. Io sono Emilio Silvestri. E questo è Miti da sfatare. Oggi vi raccontiamo perché non è vero che le donne in gravidanza non dovrebbero stare a contatto con i gatti per evitare di contrarre la toxoplasmosi. Forse, Emi, questa è la puntata più voluta da entrambi in assoluto. Nel mio caso perché sono lieto di darvi una bellissima notizia, visto che ad agosto diventerò papà per la prima volta, e quindi insieme a mia moglie sono partite tutte le paranoie possibili e immaginabili legate alla gravidanza, che è davvero piena di miti da sfatare, tra cui quello che vi stiamo per raccontare. Sì, appunto, come dicevi, questa puntata mi sta particolarmente a cuore proprio perché è uno di quei casi in cui, a causa della disinformazione, a rimetterci molto spesso sono gli animali, che vengono poi abbandonati senza un motivo valido. Certo, è vero. E quindi vediamo di capire tutta la questione. Allora, intanto direi di capire che cos'è la toxoplasmosi, perché non tutti sono in gravidanza, quindi non tutti si sono... Sì, perché di solito è una cosa che viene a sapere subito. Sì. Allora, la toxoplasmosi è una malattia parassitaria che appunto si contrae quando si viene a contatto con il parassita Toxoplasma gondii. Ora, questo parassita si riproduce sessualmente solo nei gatti e può infettare anche altri animali, tra cui appunto anche l'uomo. Ora, i sintomi di questa infezione, in assenza di altre patologie, sono generalmente dolori muscolari, gonfiore dei linfonodi, mal di testa, febbre e mal di gola, quindi diciamo niente di particolare. Però si fa spesso riferimento alle donne incinte perché questo parassita può passare al feto attraverso la placenta e può causare da problemi allo sviluppo cerebrale del bambino fino addirittura ad un aborto. Poco fa parlavo dei gatti. Infatti questo parassita si trasmette generalmente a partire dai gatti, che poi contaminano indirettamente il cibo, le superfici e quant'altro, e questo parassita passa ad altre specie. Beh, ma quindi i gatti sono pericolosissimi, no? Beh, oddio, considerando che su 25 milioni di famiglie, quasi 10 milioni hanno un gatto, ci dovremmo essere decimati già ormai da secoli. Il film I figli degli uomini dovrebbe essere una storia reale, invece non lo è, evidentemente. Annuisco come se sapessi di cosa stai parlando. Certo, è infatti... un film che abbiamo visto io e altre due persone. Ah, ok. Io e Becchi Senatore, tra l'altro. Ah, ok, allora ci sta. Diciamo che il gatto in realtà non trasmette questo parassita né attraverso la saliva né attraverso il pelo, quindi il gatto ti può sbaciucchiare, leccare, quello che vuoi, tu lo puoi accarezzare senza problemi, non ti trasmette questo parassita. Ma lo trasmette attraverso le feci, però anche qui c'è un appunto da fare, perché intanto se il gatto dovesse ospitare questo tipo di parassita, espellerebbe feci potenzialmente infette solo per 2 settimane, ok, massimo 2 settimane. Ora, a loro volta, per qualche giorno queste feci non sarebbero in grado di infettare nessuno perché, appunto, hanno bisogno di qualche giorno per sporulare, si dice, che non so, sarebbe tipo maturare, ok. Beh, quindi diciamo che basta seguire le più comuni norme igienico-sanitarie quando si tiene un gatto per azzerare al minimo la possibilità di infezione, ok? Quindi basta pulire la lettiera con regolarità, non lasciarla lì per 2 settimane sporca, e quindi lavarsi le mani, al massimo utilizzare dei guanti se proprio si vuole essere sicuri al 100%, però diciamo finisce lì. Tutta la profilassi necessaria. Sì. E se ve lo state chiedendo, no, al gatto non basta sedersi in giro per casa per contaminarla, perché è stato fatto uno studio che ha decretato con un'affidabilità del 100% che nei gatti infetti le tracce di parassiti sui peli perineali, quindi proprio diciamo nella zona da cui espelle le feci, sono pari a 0. Sì, diciamo che piuttosto i rischi sono altri. Per esempio, quando sentite un'amica, una parente o anche un influencer che in gravidanza si lamenta del fatto che il suo medico le ha vietato di mangiare, che so, il prosciutto crudo, il salame o la tartar di manzo, il motivo è proprio il rischio di contrazione della toxoplasmosi. C'è infatti un minimo comune denominatore di tutti questi cibi, cioè il fatto che siano a base di carne cruda. E la carne cruda, o comunque poco cotta, può presentare al suo interno delle cisti muscolari che si originano a partire dai bradizoiti, e cioè un'altra forma vitale del ciclo del toxoplasma negli animali a sangue caldo. La precauzione più semplice da adottare banalmente è cuocere bene la carne. La cottura infatti uccide il parassita, e questo non vale solo per la carne, ma anche per le verdure. E giustamente uno dice, ma scusa, in che senso le verdure? Che ci azzeccano con la carne?
E ha ragione, nel caso delle verdure ovviamente non c'entrano le cisti muscolari, ma torna in gioco il problema delle eventuali feci infette di animali che le potrebbero contaminare, quindi di fatto la stessa cosa dei gatti, ma in maniera più indiretta e anche più subdola e infame, se vogliamo. Perché più infame? Perché c'è uno studio pubblicato sul British Medical Journal nel 2000 che ha coinvolto diversi centri in Europa e che ha sottolineato che un'altra importante fonte di contaminazione è rappresentata dalla manipolazione della terra, degli orti e dei giardini, dove animali infetti possono aver espletato le proprie funzioni corporali. Quindi mi raccomando, anche dopo eventuali attività di giardinaggio, laviamoci molto ma molto bene le mani, esattamente con la stessa cura con cui ci laviamo le mani dopo, non lo so, per esempio aver maneggiato il pollo da mettere in freezer. E in più, chiaramente, laviamo molto bene ortaggi e frutta che desideriamo consumare fresca, perché il rischio di contrazione della toxo è statisticamente vicino a quello del mangiare carne cruda o poco cotta. Attenzione però al plottone, twistone, finalone. Domanda: la percentuale di casi di toxoplasmosi contratta per colpa del sushi, quindi del pesce crudo, secondo te qual è? Beh, considerando che abbiamo parlato di carne cruda, presumo anche il pesce crudo, quindi boh, 20%, 10%. 0%, non è stato attento, perché io ho detto animali a sangue caldo, e invece i pesci sono animali a sangue freddo. Però molti dicono, ma perché allora viene comunque sconsigliato in gravidanza? Per non rischiare di entrare in contatto con batteri o agenti infettivi diversi, come ad esempio l'epatite o la salmonella. Però il pesce, dicevamo, in quanto animale a sangue freddo, non veicola la toxoplasmosi. Beh, quindi possiamo dire una volta per tutte che non è vero che le donne incinte non dovrebbero stare a contatto con i gatti per evitare di contrarre la toxoplasmosi. Chiudiamo dicendo che in Italia molto più della metà delle donne in gravidanza non è mai entrata in contatto con il parassita, e in più allo stato attuale non esiste un vaccino contro la toxoplasmosi, quindi facciamo attenzione e ovviamente consultiamo sempre il medico. Noi torniamo domani con un altro mito da sfatare. Ciao! Miti da sfatare è un podcast scritto da Emilio Silvestri e Francesco Martinelli, curato da Alessandra Bruno. Ripresa e montaggio Paolo Invernizzi. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.